Il nuovo contratto collettivo nazionale funzioni locali, risorse e opportunità, il caso Napoli, nuove assunzioni, riorganizzazione, decisioni partecipate. Con questo titolo si è svolto un incontro nella sala dei baroni del Maschio Angioino. A prenderne parte realtà sindacali, dipendenti e consiglieri comunali di tutto l'Interland partenopeo e non solo. 887 nuove assunzioni di Palazzo San Giacomo, a cui si aggiunge un percorso di riorganizzazione generale della struttura e la costante formazione di ogni tipologia di personale. La struttura amministrativa del Comune di Napoli è in grande spolvero. Al Maschio Angioino si parla del nuovo presente, di un modello che comincia gradualmente ad essere preso come fonte di ispirazione per altri enti comunali del territorio nazionale. Il sindacato italiano si dice pronto a dare il suo apporto. Anche nel mese di dicembre sono previste nuove iniziative volte a contrastare la legge di bilancio del governo. Ai nostri microfoni Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli e segretario generale della UIL Federazione Poteri Locali, Domenico Proietti. Con l'amministrazione Manfredi ci siamo resi conto che la prima cosa da fare per affrontare una sfida così difficile come governare una città come Napoli era quella di ricostruire una struttura amministrativa che negli ultimi anni, così come per tutti i comuni d'Italia, aveva subito un forte depauperamento sia numerico che qualitativo, quindi investire sul capitale umano, concorsi, formazione, progressione. Bisogna porre fine a tutte le penalizzazioni che questi anni ci sono state per i lavoratori pubblici, rinnovando i contratti, attuando la sentenza della Corte Costituzionale dichiarato illegittimo il differimento del TFR e valorizzando il lavoro pubblico in tutte le sue forme. Il sindacato italiano è pronto a dare un grande apporto anche alla riorganizzazione che è in corso nel Comune di Napoli.